Per la terza settimana consecutiva torna la serie che ha segnato un anno e che si prepara a segnare anche il 2025. Oggi è un episodio particolare della rincorsa alla mimetica Dark Matter, perché oggi andremo ad affrontare già una delle sfide più difficili che il gioco ci mette davanti. Bentornati qui sul mio secondo canale, bentornati sul canale di gaming, spero che stiate tutto bene in caso voi stiate male. Prima di iniziare, ovviamente, vi chiedo di lasciare un like, vi chiedo di lasciare un commento, nei like lasciate un like, nei commenti un commento. Detto questo, in descrizione c'è il link del mio nuovo video uscito sul primo canale, andatelo a vedere, mi piacerebbe che raggiungesse i 10.000 mi piace. Un video per me è importante, ne vedrete uno a settimana, assurdo, senza senso, andate a supportare, arriviamo a 10.000 like se volete vedermi contro Sinner. Innanzitutto, primo video in cui c'è effettivamente la season 1, quello che andremo a fare oggi sarà una roba abbastanza delirante, perché come vedete io ho due classi, Big L e Big W. In Big W c'è il Val, che sarà la prossima arma in cui sbloccheremo la oro, e la vedremo settimana prossima se questo video arriverà a 7.000 mi piace. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare Air Goblin MK2. Tutti mi dicevano: Dredone, quando andrai ad affrontare la sfida del Goblin MK2 ti manderà fuori di testa, diventerai mental. Perché tutto questo? Perché Air Goblin MK2, come vedete, ovviamente le mimetiche degli headshot sono state fatte tutte. La prima partita la faremo in normale, poi se vediamo che bestemmiamo troppo ci spostiamo su veterano per questa, perché ragazzi è improbabile. Oggi andremo a fare ovviamente le nostre solite tre mimetiche: la grido astrale, un'uccisione senza subire danni 30 volte usando Goblin MK2, ne ho fatte già 7 perché fortunatamente sono riuscito a fermarmi prima. La squalo martello, gli squali stanno arrivando, 20 uccisioni con MK2 con lanciatore sotto canna che abbiamo equipaggiato, e poi la classica oro, 10 doppie. Tecnicamente facendo queste 20 qui dovremmo arrivare a 27. Poi senza subire danni è un po' una parolona. Io vi dico che dovremmo andare sicuramente su veterano. Vi faccio vedere la classe che andremo ad utilizzare. Ovviamente c'è sempre la grecova, c'è sempre il coltello, c'è sempre la stimolante. Ci sono sempre le specialità verdi con stratega, perché sono quelle che uso di più in realtà. Per quanto riguarda gli accessori, ovviamente abbiamo pistolero, usiamo la Q-Spot ultra olografica perché abbiamo bisogno di zoomare come un martello pneumatico, perché vedrete che giocherò fermo. Compensatore forato perché siamo qui matti di testa. Canna lunga come al solito perché a noi ci piace. Lanciatore per fare la sfida. Caricatore aumentato 2 perché almeno c'è un po' più dei colpi, anche se non è necessario. Estrazione rapida perché sì. Calcio pesante perché sì. Fuoco rapido perché tanto è credo inutile in realtà il fuoco rapido su quest'arma, ma adesso lo vedrete. Più non perdere tempo, mi butterei all'interno del videogame per questo episodio denso di bestemmie. Postazione Hideout, una delle nuove mappe della season 1. Un attimo che devo gasare il team. Oh guys, come on, we can win, come on. È un'arma di merda, raga, ve lo dico, Oh merda. Allora, dobbiamo fare delle kill così senza subir danno, sarebbe il top. Ma non farò mai una kill, frate. Mi serve tipo mina vagante. No, ma come fai? È improbabile. Allora, qui sali sopra. Nel chill. Guardalo. Se gode. Uno. Vi faccio vedere il perché ho dovuto. Sono dovuto andare su veterano. A me va bene, io sono felice di quello che accade. È come se quest'arma non avesse la mira assistita. Ho questa proprio sensazione che quest'arma non ha la mira assistita. Ma a noi va bene, perché oggi ho deciso che io non mi arrabbierò col videogame. Ammazzate. Io non mi arrabbierò con il videogame. Non sarò cattivo, violento. Oddio. Si gode, a coglione. Ok, godo. Allora, vi dico la verità, io questo video non volevo farlo. Non è che non volevo farlo. Madonna, quanti colpi devo tirare. Poi sono molto lento in realtà con questo. Ma non ho preso una ricompensa, fratello. Ma com'è possibile? Ero un po' nel neve. Oggi è domenica, non sapevo bene che fare. Poi a me fa piacere in realtà fare questi video perché hitmarker, perché so che vi fanno compagnia. E anche a me fanno molta compagnia, sinceramente. Cioè io sono felice di farvi compagnia. A me veramente basta questo. A me basta che voi siate felici e che vi faccio compagnia con i video. Tra l'altro ho notato questa cosa, l'ultimo video... Merda, l'ultimo video che ho fatto con Zano c'erano molti commenti del fatto: cazzo, potrei ascoltare mentre non dite niente per ore. Io ho pensato, merda, è vero? Cioè, effettivamente non diciamo niente. È come un piccolo podcast alla fine i video di YouTube. Ed è per questo che a me piace fare questi video. Che poi durano 15 minuti, se ne durano 20, 30. A me non cambia moltissimo. Un attimo faccio una quadrupla e arrivo. Hitmarker, godo. Cioè, a me non cambia molto quanto... Frate, io te amo. Però dovete morire. Un po', Zazzi, è impossibile. Io non so che dire. Però almeno le sfide per le mimetiche sono un po' diverse.
Vabbè. Mi dà pure le munizioni del coso? Ma non me le ridà. Ah sì, me le ridà. E tra l'altro proprio di questo argomento vorrei parlare. Mamma mia, come che ho da coglione! Vorrei parlare proprio di questo perché cioè di YouTube in generale, no? Perché so che comunque tante persone lo usano. Ma dove cazzo stava? Anche un po' come valvola di sfogo. Io ultimamente non sto guardando. Non è morto, assurdo. Non sto guardando moltissimo YouTube. In realtà ci sono pochi YouTuber che sto attualmente guardando. Però quelli che guardo mi guardo sempre molto volentieri. Anche se secondo me si è un po' perso il... Guarda quello lì. Ah, hitmarker, godo. Ok, godo. Si è un po' perso secondo me il... Madonna, frate, è proprio un'ansia fare le kill con sta cosa. Non uccide nessuno. Nessuno. Che cazzo salti? Scusa. Se non implodeva questo, non implodeva nessuno, frate. E secondo me queste nuove gen, una cosa che si stanno perdendo è la bellezza di YouTube. Io lo dico perché credo di avere ragione. Nel senso che, cioè, secondo me con l'abitudine. Poi ditemi la vostra, ditemi se secondo voi io dico una cazzata o se sono semplicemente. Mi sto imboomerizzando. Sto diventato boomer. Non ce la faccio più, sono vecchio. Guarda quello. Mi trovo a fare. Hai visto? Mi trovo a fare delle ramanzine ai giovani. Perché non si godono le cose belle della vita. A chi stai a sparare? Dimmi. Ammazzato da dietro, lo sento i passi, sono morto. Sto cazzo so forte, frate. Mannaggia ciuta. Ma poi spara 4 colpi. Comunque secondo me le new gen, quello che si stanno perdendo è un po' la bellezza di YouTube. Perché i social che... Come cazzo godo, frate, doppia. I social che stanno utilizzando attualmente sono molto diversi e sono per la maggior parte sono fatti di contenuti corti e quindi hanno perso l'attenzione, secondo me, sono convinto. Ma se è saltato in aria. Sono convinto che possibile che questo non sia morto. Sono convinto che stiano perdendo la soglia la soglia dell'attenzione bassa. Infatti, cioè, i miei video paradossalmente hanno in realtà un watch time abbastanza alto, cioè è comunque ma tipo più del 50%, no? È un, cioè, essendo comunque video di anche 15 minuti, 20 minuti, cioè comunque la gente se li guarda. Ah, hit marker, se gode. Come fai a non morire? Quindi sono molto contento in realtà, perché significa che mi ascoltate. Cioè io potrei dire qualsiasi cazzata e voi mi ascoltate, Non è morto, sì, non ci credo. Sono contento di voi, sono fiero, posso dirlo? Però devi morire. Mi ascoltate, mi date retta. Sto testa di cazzo. Poi non so se voi siete delle persone che utilizzano. Ma famo due punti. Se utilizzate TikTok, se non utilizzate TikTok. Ma dai, frate, godo proprio. TikTok ha un po' rovinato. Rovinato niente. Non si rovina. Oh, ma non sto a sparare qualcosa. Arpa nemico, frate. Grazie al cazzo. Godo. Oh, ma quante arte ne devo fare, frate? Che dici? Oh, mimetica grido astrale. Che cazzo, come si chiama veramente così? Ok, la alla fine, cazzo. Va bene, è una partita così, buttata, senza pensare alla vittoria. Ma dobbiamo assolutamente terminare questa agonia chiamata... Come cazzo si chiama? Fatemi vedere un attimo la situazione. Intanto se sale di livello se gode, perché fra 10 livelli tocca fare l'altro episodio del prestigio con un ospite stratosferico. Oh, grido astrale. Ah, è quella senza subì danni, ma pensate. Me ne manca una sola. E poi 7 doppie, quante sono? 10 doppie. Comunque assurdo che io non possa mettere le sfide pinnate. Prossima partita. Oh, siamo fortunati. Doppia mappa nuova e si gode. Allora, tocca fa una col lanciatore. Poi rimettiamo la nostra canna. No, il sottocanna, non mi ricordo quale, però lo vediamo. E poi tocca fare doppie, che vedrete che dovremmo fare veterano, raga. Perché sì. Non potete capire quanto sono impazzito a fare gli headshot. Comunque non mi ricordo che stava di. Penso di aver. Quanto me ne volete tirare? Non è morto? Ci sta? E dai, te prego, devi morire. Guarda, questa era una doppia che non vale ovviamente, perché le faccio sempre quando non mi serve. L'hai visto? Non m'hanno visto loro? Non è vero. Ah, dammi sta mimetica, coglione. Dammela, sì, mimetica squalo martello. Se gode. Allora, ovviamente il problema è che dovremmo pure fare i punti. Cioè, mi piacerebbe pure. Oh, non te dico vince, ma almeno da cercate da una mano, capito? Fammo due punti impostazione. Frate, non è possibile. Io ti dico che non è possibile sta cosa. Non è possibile. Quest'arma fa schifo. Chi l'ha creata è un idiota. Adesso dobbiamo fare solo le 10 doppie dobbiamo fare. Auguri. Auguri, raga. Io quitterei e andrei direttamente su veterano. Ma dato che sono una persona che ci tiene a farvi capire che non si dicono cazzate, Sono il giustiziere. Ma stai calmo. Una persona che ci tiene a farvi capire che l'arma
è una merda ed è impossibile fare due kill di fila. Ora ve le faccio vedere. Ora c'è una compilation de porco d***o. Ecco de che. Ma quello è volato. Uno. Me l'ha rubato. Chissà se vale come doppia. Questa non possiamo sapere. Penso sia l'arma a colpo singolo più scarsa che io abbia mai visto sul pianeta di Call of Duty. Non puoi usarla, non puoi giocare. È un'arma da veterano. Non puoi non uccidi un porco di nessuno. Guarda quanti colpi, frate. Non puoi darmi un'arma a colpo singolo che ha bisogno degli stessi colpi di un'arma automatica. Giuro, è irreale, frate. Fatemi per favore sapere se avete avuto le stesse difficoltà che sto avendo io, perché è una cosa cazzo ridicola. È un'arma da veterano, frate. Tripla addirittura. Ho preso una ricompensa, ti rendi conto? Vabbè, c'è sta un'amo fatta. Cioè, una. Sto gioco, se non fai le cose te, non lo fa nessuno. Ma è possibile che io devo fare le mimetiche, le kill, le ricompense, le postazioni? Devo fare tutto io, perché sennò il team mio sta cobo. Se gratta le palle, te giuro. È ci mancano 9 doppie. Avete visto quanta difficoltà abbiamo fatto su normale? Guardate, veterano, ovviamente, le sblocchiamo in un secondo. Ripeto, quest'arma è terribile, è ingiocabile. Per uccidere le persone hai bisogno di 4 colpi. Non 2, 4. Qualsiasi distanza, qualsiasi parte del corpo tu colpisca, 4. Godo. Però dobbiamo fare le doppie, concentrati un attimo. Poi il problema dei veterano è che ovviamente camperano tutti come assassini. Ma quello? Santo Cristo. Però vedi, così si fa. Boom. Così. No, stava con me. Vabbè, una doppia, vale? Godo. Madonna, come cioè, questo mi come si dice? Mi si è impallato il cervello per un attimo. Vabbè, comunque mi piace. Merda. Veterano, cioè, ho provato un po' a giocarci. Non fa per me, ragazzi, stanno tutti troppo fermi. E comunque, io ripeto, è incredibile che ogni squadra con cui gioco prendono le poste. Se non ci entri tu, non ci entra nessuno, fratello. Come sapeva che stavo per spuntare da lì? Vabbè, che sfiga però, frate, che te devo dire? Cioè, ho lanciato una granata. Adesso ne ammazzo un altro. Ne ammazzo un altro dei miei, mi cacciano. Qua tocca mettersi a camperà qua sopra, guardate. Guardami. Guarda. Doppia. Guarda questo come striscia. Guarda quello come striscia. Che gioco stratosferico, straordinario. Io spero che sia... Mi fate sapere a che punto state voi con le mimetiche, eh? Perché vorrei sapere se sono l'unico ad avere così tante difficoltà. Cioè, no, in realtà nemmeno difficoltà. Il problema delle mimetiche è che io ci faccio i video, quindi sono base più lento degli altri. Elicottero di supporto. Niente, è impossibile avere... Quanto siamo? Come si vede? 1 a... Uno a 150. Senti, io mi sono cagato al cazzo. Non mi chicca. Io sono stressato. Queste mimetiche mi stanno già logorando l'anima. Ti rendi conto che mi logorano? Volete farvi battere da quel branco di cazzoni? Non è farsi battere dal branco di cazzoni, frate. Loro entrano in postazione, noi no. Madonna, ma questo come l'ho preso? Quello sembra morto. Quello sembra un morto. Cioè, guarda questo. Ma come lo sapevano? Cioè, è stressante, mannaggia. 57 a 250. Oh, devi entrare in postazione. Vediamo la situazione. Dimmi che me manca una, frate, te prego. 3. Prossima partita. Ne mancano 3. La mappa ovviamente è la più brutta del videogame, insieme a tante altre. Manteniamo la calma. Cioè, non nessun problema. Non capisco perché arrabbiasse, perché non riesce a fare delle doppie su un gioco con un'arma che non uccide, con la gente ferma sdraiata dappertutto, frate. 1. Ok, e una è andata. Meno 2. Fra un minuto me ne vado tanto. 1, non posso morire, ok, sono un grande. Ok, 2, ne manca una. Uccisione furiosa addirittura, frate. Ne manca una. E la famo qua, eh. Non mi interessa. Va bene, dai, ci sta, nessun problema. Rodo, dammi l'oro. Dov'è l'oro? Dov'è l'oro? Frate, ne mancavano 3, 8, 9, 10, sì, ne mancano 3. Ne mancano 3, perché non me la dà? Ne mancano 3, perché non me la dà? E dal cazzo, coglione. Frate, sono dubbioso di quello che è accaduto. Questa, dammela. Frate. Ah, mimetica oro! Che ovviamente non vediamo con la cosa, però la mimetica è oro! Abbiamo ovviamente perso la terza partita di fila perché la squadra non fa niente. Niente! Non è la mia, ne ho fatte 6 diverse. Queste sono 7. Vediamo quale è delle tante. Ah, è la boom. Godo. Vediamo un po'. Si muove. Sto un attimo fermo. Liscio. Un altro hipfire. Ok. Boom. Che
Che modalità straordinaria. Allora, mimetica oro sbloccata. Stiamo pure al 46 secondi. Esci da sta roba. Andiamo a vedere la mimetica oro e abbandoniamo per sempre questa. Sto cazzo per sempre. Altre tre mimetiche devo fare per sta stronzata. Andiamo a vederla in game. Oh, la mimetica oro. Finalmente l'abbiamo sbloccata. L'abbiamo presa. Sono felice. Almeno ce la togliamo dai coglioni e possiamo tornare a delle armi umane. È carina in realtà. Manco troppo perché non mi piace. È mezza. Cioè, su quest'arma sembra non starci bene. Però vabbè, non lo so. Sti cazzi, l'importante è averla sbloccata. Ennesima mimetica oro. Settimana prossima, ovviamente, andremo a sbloccare la mimetica oro del Val. Oro del VAR. Se sei arrivato fin qui, ovviamente, commenta scrivendo: tranquillo, Dreddone, quest'arma non la vedrai mai più. Noi ci sentiamo domani con un nuovo video di Pokémon. Dopodomani, tecnicamente, con il video del quarto prestigio. Grazie mille a tutti. Ciao.